Presentata la lista delle partecipanti alla prossima Zurich Connect Final 8 di Coppa Italia che andrà in scena alla Vitifrigo Arena da giovedì 13 a domenica 16 febbraio prossimi. Un grande evento che vedrà coinvolti tanti giocatori e tifosi di basket a Pesaro, rilanciando la promozione sportiva della città. Le prime 8 formazioni classificate al termine delle giornate di andata di Serie A si sfideranno per la vittoria della Coppa Italia. Ad aprire il tabellone del torneo ci sarà il match Milano-Cremona giovedì 13 febbraio alle 18, poi Virtus Bologna-Venezia alle ore 20:45. Venerdì 14 invece gli altri due quarti di finale con Sassari-Brindisi alle ore 18 e Brescia-Fortitudo-Bologna alle 20:45. Sabato invece le semifinali, la vincitrice di Milano-Cremona affronterà chi si aggiudicherà la sfida tra Virtus e Reyer ore 18. Alle 20:45 l'altro match finale in programma la domenica successiva. Stiamo vedendo già come il livello del campionato sia cresciuto complessivamente. Abbiamo 4 squadre in Eurocup che si sono qualificate per le top 16 e questo è una cosa che non accadeva da tantissimi anni. La manifestazione, la Final 8 sarà una manifestazione di alto livello tecnico che sicuramente sarà una delle principali in Europa, non soltanto in Italia. Per Ricci ospitare l'evento aiuterà la città alla destagionalizzazione, riportando a Pesaro la rilevanza dello sport sul lato cestistico. Il Vitifrigo Arena è una grande struttura, in generale questa città può candidarsi a qualsiasi tipo di manifestazione sportiva. Una grande vocazione sportiva e di tutti gli sport, e in particolar modo tra gli sport una grande passione per il basket che, come dire, esploderà dentro questi 4 giorni di grande basket a Pesaro. Per l'occasione verrà inaugurato all'interno della Vitifrigo Arena una componente importante. Verrà installato per quell'occasione un tabellone elettronico nuovo che permetterà di avere, insomma, di aggiungere spettacolo allo spettacolo, perché avrà uno schermo con soluzione di continuità tra forse il più grande che è stato installato in questo momento in Italia, con la possibilità di avere veramente delle performance grandissime dal punto di vista delle proiezioni, dal punto di vista delle riprese che, insomma, possono avvenire durante gli eventi. E tutto.